Iachini deve fare a meno di Bega, Baiocco e Budel. Recupera Marecco e Vassi, rilancia Martinez e Tadè dall'inizio. 3-4-1-2 il modulo delle rondinelle. Cerone conferma il 4-3-1-2 per una Salernitana in emergenza con Carcuro e Merino squalificati. Spingono subito sull'acceleratore i padroni di casa. Al sesto minuto il sinistro a girare di Taddei è di poco. A lato gli ospiti si limitano a contenere. Al 18esimo combinazione tra Taddei, Possanzini e Caracciolo. Il destro del bomber milanese non dà scampo a Robertiello, Lombardi in vantaggio, 23esima rete in campionato per Caracciolo che raggiunge Gritti a quota 71 nella classifica dei marcatori del Brescia di tutti i tempi. La squadra di Iachini insiste, Possanzini al cross, tocco d'esterno volante di Caracciolo per il colpo di testa vincente di Rispoli, 2-0 il 28esimo per il Brescia, terzo gol consecutivo per Andrea Rispoli, 5 in totale, Campano di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno ma cresciuto nel Brescia, è già ceduto al Parma sul mercato di gennaio. La Salernitana accusa il colpo, il Brescia sembra dilagare, Saumel di sinistro al 32esimo, Balestri respinge, per vedere la prima conclusione degli ospiti bisogna andare al 34esimo, Arcari blocca al sinistro di Capone ed è tutto per il primo tempo, stesso copione nella ripresa, al decimo Vass al cross, Taddei di testa, palla che sfiora il palo, l'ex cremonese si rifà poco dopo, riceve da Rispoli, buon controllo, efficace l'inserimento in area, pregevole il sinistro che infila Robertiello, 3-0 al 12esimo per il Brescia, seconda rete in campionato per il 29enne pisano cresciuto nella Fiorentina, oggi trequartista insieme a Possanzini dietro a Caracciolo, terminale d'attacco, c'è ancora tempo per vedere il sinistro di Capone, il migliore tra i campani, al quarto d'ora Arcari si distende in tuffo, la partita in pratica finisce qui, auguri per due esordienti, classe 90 al centrocampista Daniele Cirillo tra i campani e il portiere bresciano Viotti, grande amico di Balotelli. Dunque Brescia batte Salernitana 3-0, schiacciante la superiorità dei Lombardi su una Salernitana dignitosa e già retrocessa. Partita a senso unico, il Brescia aveva più l'orecchio al campo di Cesena, la squadra di Iachini appare in salute, 10 risultati utili consecutivi, pronta insomma allo sprint finale per la promozione diretta. Tutto in 90 minuti, domenica prossima a Padova. È tutto da Brescia, linea Mario Mattioli.